con Federico Silvestri, direttore generale media business del gruppo 24 ore. Facciamo un attimo il punto sul mercato della pubblicità dal suo punto di vista, da un punto di vista poliedrico, visto i tanti canali e piattaforme che 24 ore System gestisce. Allora, l'anno appena concluso per il gruppo, quale bilancio possiamo dare? Ma dal punto di vista della raccolta pubblicitaria è stato sicuramente un anno positivo, con alcune piattaforme che hanno performato meglio di altre. Cito ad esempio Radio 24, ha fatto una grande performance in un mercato che pur chiude positivamente, con una piccola positività. Radio 24 farà un segno positivo a doppia cifra. Molto bene gli eventi, che continuano, diciamo, in una crescita considerevole. Naturalmente noi operiamo in un ambito verticale, che sono gli eventi di informazione, però dove abbiamo trovato un mercato che ha reagito in maniera molto positiva alle nostre offerte. Bene il quotidiano, che ha fatto un anno, diciamo, di presidio del posizionamento e dei nostri livelli di fatturato. Qualche difficoltà in più sul digitale, che diciamo dal punto di vista degli editori ha un po' sofferto, sia a causa diciamo delle policy che sono state introdotte in relazione alla privacy, sia per l'evento bellico, che è un contenuto che non sempre ha portato gli investitori ad avvicinarsi. Però, diciamo, tutto sommato un bilancio non negativo. Ecco, siamo appena entrati nel nuovo anno 2023, le attese del scorso autunno, ma anche del subito dopo la pausa estiva, parlavano di previsioni abbastanza, come dire, pessimistiche, no? C'è molta incertezza, molta paura anche che, insomma, il nuovo anno non fosse proprio un anno positivo. Invece, almeno dal mio punto di vista, registro un grande dinamismo, fermento, voglia comunque di andare avanti nonostante tutto, anche perché lo scenario economico internazionale mi sembra un pochino più sereno rispetto a quello che si pensava che fosse, no? Ecco, dal tuo punto di vista, per quanto riguarda il tuo gruppo, che sentiment avverti, e se puoi sbilanciarti in qualche previsione? Ma fino a qualche tempo fa, ma non tantissimo tempo fa, tutti leggevamo un anno con un inizio molto complicato del primo quarter o addirittura del primo semestre, con la speranza che poi si sarebbe potuto recuperare con un rimbalzo nel secondo semestre. L'avvio dell'anno invece in questo momento ci sta raccontando un'altra storia, quindi è un anno che è partito con positività, senz'altro nel mese di gennaio, ma vediamo già le avvisaglie dei due mesi successivi che, ripeto, in questo momento sono positivi. Probabilmente giocano due fattori. Il primo è che le preoccupazioni sulle grandi aree di criticità a livello macroeconomico, la crisi energetica, l'inflazione, il conflitto bellico, comunque in alcuni casi stanno dando diciamo dei feedback meno pessimistici o gravi di quello che si pensava. Pensiamo ai costi energetici che stanno scendendo. Dall'altra parte, credo che i clienti e tutti gli operatori abbiano, per così dire, somatizzato la situazione, che è diventata un po' endemica tra i due anni di pandemia e questo anno, con così tanti fattori complessi, ci hanno fatto capire che non possiamo aspettare, non c'è nulla da aspettare, dobbiamo affrontare la situazione, ma la dobbiamo affrontare nel mercato, non surgelando o frizzando il mercato. Quindi auspichiamo, la guardia è sempre alta, che questo anno invece, al contrario delle previsioni, possa essere un anno interamente positivo. Ecco, quindi se dovessi trovare un aggettivo per descrivere quest'anno, e poi vorrei capire anche quali sono gli obiettivi del gruppo per i prossimi 12 mesi, 11, visto che siamo alla fine di gennaio, ecco, come lo definiresti? Ma io direi che questo sembra essere veramente l'anno convinto del ritorno alla normalizzazione, quindi l'anno in cui finalmente si parla di progettualità, si parla di percorsi,
senza farsi condizionare, come abbiamo detto prima, da elementi esterni. Quindi si è tanto parlato di ripresa, di rilancio. Penso che più di ripresa e di rilancio noi dobbiamo parlare di normalizzazione, che è la parola, credo, più accogliente e incoraggiante che ci possa venire in mente. Il nostro obiettivo è quello di crescere nella nostra attitudine a sviluppare progetti in tutte le piattaforme. Sicuramente la nostra attenzione in via prioritaria va alla completare con passi convinti e convincenti la nostra transizione verso il digitale, quindi abbiamo molti progetti e diciamo un piano di sviluppo molto articolato da questo punto di vista. Bene, ci auguriamo tutti che questa tua sensazione, che è supportata da dati evidenti ovviamente, perché nel tuo lavoro quotidiano incontri le aziende che poi investono eccetera, si concretizzi appunto in un anno almeno normale, e quindi con buona soddisfazione per tutti, per tutte le parti che compongono l'industria della comunicazione. E quindi ti ringraziamo, Federico, per ADVX Quest TV, Salvatore Sagone.